Bene, buonasera, buonasera e buon anno, buon 2015 a tutti. Buon 2015, signori, eccoci qua alla prima puntata di quest'anno. Puntata speciale, sì, 1 speciale. Gennaio 2015. Esatto, siamo qui in questa puntata così un po' improvvisata, infatti saremo solamente io e Fabio a parlare. Sì, però sì, abbiamo sì, il abbiamo, pubblico. Abbiamo pubblico, ospiti. Ecco, fanno l'applauso in questo momento. C'è anche Artù, il cagnolino di Fabio, che è qui a fare il pubblico. È un po' innamorato di Totò. Sì, la Macumba. Però sono tutti due maschi. Vabbè, ma Artù ha tendenze strane. Quindi. Va bene, allora, per cominciare subito bene l'anno, sì, lanciamo una canzone bella che augura buon anno. Questa è una canzone bella che augura buon anno. Allora, buon anno di Jovanotti e buon ascolto. Fabio la sta inserendo, eccola. Voli sul filo dei tuoi desideri, ti porti in momenti profondi e i misteri rimangano dolci misteri, che niente modifichi i fatti di ieri. Ti auguro pace, risate e fatica, trovare dei fiori nei campi d'ortica. Ti auguro viaggi in paesi lontani, lavori da compiere con le tue mani, e figli che crescono e poi vanno via, attratti dal volto della fantasia. Buon anno fratello, buon anno ai tuoi occhi, alle mani, alle braccia, ai polpacci, ai ginocchi. Buon anno ai tuoi piedi, alla spina dorsale, alla pelle, alle spalle, al tuo grande ideale. Buon anno fratello, buon anno davvero, spero sia bello e leggero. Che ti porti scompiglio e progetti sballati, le frutta e panini ai tuoi sogni affamati. Porti chilometri e guance arrossate, albe azzurre e tramonti di belle giornate, e semafori verdi e prudenza e coraggio, ed un pesce d'aprile e una festa di maggio. Tuo sole, buon anno alle tue orecchie e alle mie parole, buon anno a tutto il sangue che ti scorre nelle vene, quando batte a tempo dice andrà tutto bene. Buon anno fratello e non fare cazzate, le pene van via così come sono nate, ti auguro amore, quintali d'amore, palazzi, quartieri, paesi d'amore, pianeti d'amore, universi d'amore, istanti, minuti, giornate, ti auguro un anno d'amore, fratello mio, l'amore del mondo. Perfetto, eccoci di nuovo, perfetto, eccoci di nuovo qui. E dopo aver sentito questa, per me, bellissima canzone, speriamo che vi sia piaciuta, parliamo di qualcosa altro, giusto Fabio? Sì, sì, parliamo del tempaccio che abbiamo avuto. Sì, un tempaccio bruttissimo che negli ultimi due giorni del 2014 ha visto comunque tutta la provincia di Palermo e non solo, imbiancarsi. Sì, tutto bianco dal 30 pomeriggio abbiamo avuto la neve. Diciamo che noi dalle nostre applicazioni varie, internet e quant'altro, avevamo già visto che doveva nevicare, ma non ci aspettavamo a queste quote. Io per esempio sono stato a Monreale, non avevo mai visto Monreale innevata, una cosa abbastanza particolare. Poi il paesaggio fantastico, ci sono stati i fotografi che hanno fatto foto meravigliose. Volevo fare io un complimento a colui che ha fatto veramente, a detta di quasi tutti, la foto più bella, che è stato Marco Pirozzo. 200 like, quindi. Marco, sei stato veramente bravo, ha fatto una foto del Baglio a pioppo innevata. Fantastica, una foto che sembra di tornare un po' indietro nel tempo, una foto bellissima. Invito ad andarla a vedere, noi sulla pagina del comitato l'abbiamo pubblicata. Se scorrete vedete questi fiocchi di neve, il Baglio illuminato con questa bianca neve. E nero, foto bianca e nero. Bellissima, bellissima. Ma ci sono state anche altre foto che hanno pubblicato. Ritornando alle condizioni climatiche, noi abbiamo qui la nostra corrispondente meteorologica in diretta che dall'aeronautica.
in diretta dall'aeronautica militare, la colonnella Valentina Vaglica. Valentina! Ciao Vale! Aspetta, Vale. Vale, aspetta, perché io non so se ti sentono. Quindi ripeti, saluta. Intanto, buon anno a tutti, auguri a tutti. Ora sì. Saluto qui dal Polo Nord. Vale, allora, che condizioni climatiche ci sono lì da te? A Pioppo Nord, come va? Allora, a Pioppo Nord, qui le strade, cioè la neve si sta sciogliendo. Le strade rimangono ancora un po' ghiacciate. Io ho l'influenza e quindi non sono potuta sedere. Questo poco importa, questo, diciamo. Non ci interessa, a Vale. Chi vuole sapere le condizioni climatiche? Quindi, grazie, vi interessa della mia salute. Comunque, vi ringrazio, siete degli amici. Allora. Niente, qui tutto a posto. Sereno variabile. Sereno variabile. Ma dici un po', le strade come erano? Percorribili? Si poteva salire oppure no? Allora, con la macchina era un po' rischioso, con le catene, con le jeep sì, siamo riusciti a arrangiarci in questi giorni, però per fortuna a piedi si può fare tutto, i miei amici mi sono potuti trovare di notte. Vabbè, questo a sempre casa. poco importa. Allora, però ritornando a questa situazione di viabilità, questa neve che comunque è stata annunciata da più di 10 giorni, in realtà ha creato grossi problemi, vero Valentina? Diciamo nella zona di Giacalone, Poggio San Francesco, non è stato buttato il cosiddetto sale. No, allora, no. Allora io ho visto personalmente che a Pioppo l'hanno buttato. No, io parlo delle zone alte, ci sono trovato alte nord dietro, è stato buttato. Alte nord, allora io ho visto lo spalaneve che è passato più volte fino a Monreale, lo spalaneve l'ho visto io. Il sale è stato buttato a Giacalone e Pioppo l'hanno buttato, però nelle strade principali. Va da sé che in alcune strade non hanno potuto buttare il sale. Fai un sale, sì, ho letto di alcune, esatto, io volevo arrivare a questo. Vai, Valentina. Non avevano modo di raggiungere il paese, comunque per comprare le cose di prima necessità. Sì, quindi. Sì. Comunque dobbiamo dire una cosa, che la neve era talmente forte che anche se passava lo spalaneve poi si rifaceva nel giro di poco, perché onestamente sì, però in questi casi avere da comunque sentirsi sicuri, protetti anche da parte dell'amministrazione, perché la neve crea panico, perché io, certo, sono completamente isolata qui sopra, quindi avere queste misure di mettiamo di caso che invece l'influenza ti veniva l'ebola. Allora io non so, io non lo so Vale, se ti veniva l'ebola. Ecco, comunque lasciando stare questo, perché comunque la neve è stato un paesaggio veramente bello, però ha causato tantissimi disagi anche a molti commercianti, che giusto ieri, che era il 31, quindi la vigilia di Capodanno, comunque si aspettavano di poter lavorare un po' di più, c'è chi purtroppo è dovuto rimanere chiuso perché magari abita fuori Pioppo, non poteva materialmente muoversi, quindi diciamo che per non parlare dei danni morali creati a tutti i ragazzi che avevano già pagato cenoni e ristoranti per il 31. Vabbè, danni morali, insomma, però questo sì, se ne può fare anche a meno, secondo me. Però una cosa positiva c'è. Basta. Una cosa positiva c'è. Sono diminuiti di gran lunga i botti di Capodanno. Sì, quello è bello, neve, quello è molto bello. Molta gente non ha fatto boom. E niente, ora va bene, mandiamo la prossima canzone. Vale, parlando vale di neve, io volevo mettere la canzone di Gigi Alessio, le domeniche sì, d'agosto. Io ero pronto a dedicarla a Melania Modonia, che lei a lei piace tantissimo. Scusa. Gigi Alessio, vero Meli? Allora, mi sta mandando tutti questi. Scusa Vale, non ci stava la canzone Le domeniche d'agosto con te neve che cadrà? Sì. No, perché non me li chiedo? Volevo salutare tutti i miei parenti. Quest'anno è stato un pochino strano per noi, ci siamo tutti divisi perché a casa della neve, appunto. Ma per queste cose, dico, ma per queste cose, fatele. Ciao. Queste cose fatele telefonicamente in privato, cioè non è che le raccontate a tutti. Vabbè, niente, comunque, allora buon anno, vi saluto, non mettete Gigi D'Alessio, basta. Infatti, comunque, ritornando alla chat, ritornando al discorso della viabilità che... Ci scrivono. Esatto, va da sé che... Fabio, io non c'ho... Allora, Gianni Ganci ci scrive, va da sé che i residenti Geraci. Di Poggio... Gianni Geraci, scusate, i residenti di Poggio il 31 erano abbandonati. Questo ecco. Ci dispiace tanto, esatto, ci dispiace tanto. Quindi, perché secondo me a Poggio non ci è arrivato lo spalaneve, non ci ha creato un problema. Appoggiati.
Sì. Sì. Vabbè, okay, andiamo avanti. Non ascoltate Totò, ma forse non si sente nemmeno. C'è già sotto una canzone che abbiamo dovuto fare consulenza per scegliere. Vale, che canzone stiamo ascoltando, Vale? Allora, stiamo ascoltando Next Year dei Foo Fighters, la più grande rock band del mondo. Ok, Vale, sei un po' di parte, va bene. A dopo, Vale. Facciamo ascoltare Next Year, ciao. Prossimo anno. Ciao. Ciao, ciao. Bene, rieccoci qui su Radio Rarune. Oggi è l'1 gennaio 2015, sono le 21:44. Il campanile della chiesa di Sant'Anna, mi suggerisce Totò, ha suonato 21 tocchi. Allora, niente, noi avevamo pensato oggi con Nino di... Sì, perché di, oggi è l'1 gennaio, cosa è successo il 31 dicembre? Cosa è cioè successo ieri? Cosa succede ogni anno il 31 dicembre? Esatto, o come ogni anno il Presidente della Repubblica fa il messaggio indirizzato a tutti. Con reti unificate, quest'anno anche su RTL. Cioè, no, volevamo ascoltare un po' di musica ieri, non è stato possibile. Allora, è successo che pure attraverso i giornali online il sindaco di Monreale ha mandato i saluti, il suo discorso di fine anno. Noi non potevamo, cosa dovevamo fare noi? Un discorso di fine anno anche noi? No, siccome noi siamo sempre in leggera controtendenza, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto noi un messaggio, cioè volevamo fare un messaggio di inizio anno.
giusto Nino? Esatto. Per dire un po', però non è tanto un messaggio formale come gli altri il nostro. Comunque voi dovreste vedere il nostro pubblico come è attento. C'è uno, sì, che guardate, c'è uno appoggiato in un spigolo che col telefonino non sappiamo cosa fa, e l'altra che accarezza il cagnolino. Arto, veramente molto molto attivi questo pubblico questa sera, vero Fabio? Sì, io veramente sono grazie, però per la prima volta abbiamo Tonino Russo qui con noi, perché la prima volta abbiamo detto dice. Va bene, vabbè, allora mandiamo questo messaggio, mandiamo un messaggio. Che cosa dobbiamo dire? Buon anno. Diciamo un buon anno, è un augurio di buon anno il nostro, ascoltate un po' e poi magari ci mandate qualche messaggio voi, vediamo un po'. Anno ad ascoltare su Radio 100 Passi. Buon anno a tutti quelli che si sono svegliati con un 2015 pieno di neve. Buon anno a chi è rimasto bloccato a casa dalla neve. Buon anno a tutti quelli che stanno trascorrendo le feste con le proprie famiglie. Buon anno a chi purtroppo le sta trascorrendo lontano dai propri cari. Buon anno a tutti quelli che si stanno divertendo nelle svariate località turistiche del mondo. Buon anno a tutti quelli che nonostante tutto faticano ad andare avanti. Buon anno a tutti i lavoratori. Buon anno a chi un lavoro lo sta ancora cercando. Buon anno a tutti gli operai del lato, augurandogli che vedano rispettati i propri diritti. Buon anno a tutti i cittadini che pagano le tasse, augurandogli di non ritrovarsi sommersi dai rifiuti. Buon anno alla maggioranza, augurandogli di svolgere al meglio il proprio operato. Buon anno all'opposizione, che speriamo si svegli. Buon anno a tutti i bambini, che tra poco rientreranno a scuola. Buon anno a tutti i bambini che nella propria scuola aspettano ancora di poterci rientrare. Buon anno a tutti gli onesti, ma anche ai disonesti, augurandogli di poter cambiare presto. Buon anno alle forze dell'ordine che lavorano per quei disonesti che onesti non vogliono essere. Buon anno agli uomini. Buon anno alle donne. Buon anno agli animali. Buon anno ai boschi. Buon anno a Pioppo. Buon anno alla Sicilia. Buon anno al giudice Di Matteo. Buon anno a Pino Maniaci. Buon anno alla felicità. Buon anno all'arte. Buon anno all'allegria. Buon anno a tutto quello che rende questo mondo meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole.
E rieccoci qui su Radio Raruna. Scusate per l'attacco, ma ho avuto un piccolo problema. Ma non vi siete persi niente, fortunatamente. Allora, che cosa avevamo pensato noi? Siccome è il primo dell'anno, oggi avevamo scritto. Cosa abbiamo scritto, Nino? Abbiamo detto che mandare voi dei messaggi che noi oggi in diretta li leggevamo. Ecco, sono arrivati un paio, una quindicina quasi, che adesso andremo a leggere, vero Fabio? Sì, li leggiamo. Allora, io certe volte mi assento, vado nella sala regia. Allora, abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, il primo è augurissimi a tutti per un 2015 strasereno, strafelice e magari senza puntini rifiuti da Fabio Campisi. Grazie Fabio, speriamo bene, speriamo bene. Il secondo che è arrivato è auguri surgelati a tutti da Tony Renda. Il terzo è c'è voglia di ricredersi e di scoprire il bello della vita e dall'incontro scopriamoci. Buon 2015, Tommaso Gullo. Ciao Tommaso! L'altro è buon 2015 a tutto il team del comitato. L'augurio di rompere le scatole sempre e comunque a chi vuole affossare la gente. Firmato Rosario Favitta, il nostro portavoce. Il portavoce. Io nel 2015 aspetto il miracolo. I nostri politici dovrebbero diventare umani, dimezzare lo stipendio, eliminare i privilegi, portare le pensioni a 1.000 euro. Ma lo so, scherzavo, era un sogno. Angela Massarotto, bellissimo questo. E un altro messaggio che arriva è da direttamente da Bagheria. Questo messaggio arriva: auguri uomini e donne delle nevi, Giacomino Messina. Noi siamo tipo uomini, quelli delle lo Yeti. Auguri a tutti quelli che ancora credono nella giustizia, a quelli che vogliono cambiare perché si rendono conto che così faremo soltanto del male ai nostri figli. Auguri a chi vorrà incontrarsi per costruire una nuova società, senza polemiche, a cuore aperto. Auguri a chi vuole cambiare vita ai mafiosi, ai criminali, dentro e fuori le sbarre, perché c'è possibilità e speranza anche per loro. Auguri a chi non ha interessi al di fuori di quello di costruire un paese migliore, anche se è un piccolo paese, come Pioppa ad esempio. Stefano Lococo, ciao Stefano e buon lavoro! Il prossimo messaggio che arriva è felice anno nuovo, è troppo desiderare la pace nel mondo, Francesca Davidi, Teleoccidente. Tantissimi auguri di buon anno, felice 2015, da Tonino Russo. Che è qui, lo poteva dire anche lui al microfono, ma non l'ha voluto dire. Vai, Nino, questo? L'altro che arriva è nel 2015 un mondo pieno di Harley Davidson, firmato... Concordo, Filippo! Firmato Filippo Farnese. Tra i buoni propositi 2015, diminuire le proteine animali, bere latte di soia e iscrivermi in piscina. Ah, riuscire a passare matematica. Fabiola Vaiga, ciao Fabi! L'altro messaggio che arriva è... Posso? Sì, 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 sì. Perfetto. L'altro messaggio che arriva è tantissimi auguri anche a voi. Spero che l'anno nuovo porti soprattutto serenità quotidiana alle nostre famiglie. Un abbraccio affettuoso, Fabio Costantini, consigliere comunale. E ci ha scritto su Facebook Fabio poco fa. Ha detto sveglio, sveglio. Perfetto, andiamo avanti. Leggilo tu. Non auguro buon anno a nessuno. Auguro solo che chi deve fare il suo dovere per tutti senza interessi personali o di altro tipo lo faccia subito. Sia nel 2015, sia nel 2016, sia nel 2017, sia nel 2018, eccetera. Sandro Mazzola. Ciao Sandro, l'ultimo messaggio è di Irene Tusa, che ha scelto la canzone che state ascoltando e ci ha chiesto di metterla ed è Indaco dagli occhi del cielo di Zucchero. E scrive: la neve di questi giorni ci fa accogliere l'arrivo del 2015 così, carta bianca da riempire con i nostri colori, i nostri sogni. Un brindisi al comitato che opera da parecchio per ridisegnare il volto di questo territorio. Siete la manifestazione del possibile che nasce dall'amore per la vita, che è il vero e unico potere che conta. Un augurio speciale alle mie amiche e ai amici più appesi, in particolare alle Peppers Angels, Papa Salvo II e Capo. Grazie a te Irene per aver scelto una canzone bellissima che ve la facciamo ascoltare. Oramai, sono immune.
di mercurio dal cielo. Bene, rieccoci qui. Rieccoci qui. Avete ascoltato Sindaco dagli occhi del cielo. No, non è Sindaco, è Indaco. Indaco dagli occhi del cielo. Ah, scusate, scusate. No, allora, no, no. Perfetto, siamo in, bella, chiusura, siamo. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Sì. Allora, auguriamo a tutti veramente un buon 2015. Noi questo 2015 molto probabilmente chiudiamo su Spreaker, ma apriamo su Radio 100 Passi. E vi faremo sapere poi come ascoltarci, perché ancora noi non lo sappiamo. Fondamentalmente, cioè, lo sappiamo. Sappiamo, ma che il 5 gennaio, quindi fra quattro giorni inizia Radio 100 Passi. Non sappiamo quando noi saremo in onda. Allora, perfetto. Salutiamo tutti quelli che sono stati qua con noi in onda. Tutti i componenti del comitato che purtroppo stasera bloccati dalla neve. Non sono bloccati dalla neve. Questa puntata così, diciamo, improvvisata. Non sono potuti essere qui. Non mangiate troppo, mettetevi a dieta. No, vabbè, stasera ormai le feste stanno finendo, rimane giorno 6 l'Epifania. Perfetto. Allora, mandiamo l'ultima canzone. Stiamo ascoltando una canzone meravigliosa. Loro non le abbiamo mai messi. Io mi sono sbattuto la testa al muro perché non ci avevo pensato. Perfetto. Gruppo spettacolare. Questa a chi la dedichiamo? A tutti. Allora, intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera, l'1 gennaio, si sono venuti ad ascoltarci. Ai presenti stasera, è una canzone bellissima, si chiama Romeo and Juliet e sono i Dire Straits. Ci sentiamo presto, ciao a tutti e buon anno, buon 2015. Ciao. On different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with you. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, do the stars with you.